Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Vi è mai capitato di ricevere un messaggio di WhatsApp e non riuscire a leggerlo perché il mittente ve l'ha cancellato? Ecco, a me è successo una marea di volte e finalmente ho trovato la soluzione per riuscire a leggerli. Purtroppo al momento solo per Android perché non ho un iPhone e quindi non ho modo di farvi il tutorial. Allora, quando ci viene mandato un messaggio WhatsApp ci arriva la notifica, giusto? Quindi il nostro smartphone vede questa notifica per quei pochi secondi e poi sparisce. Quello che dovremmo andare a fare quindi è trovare un'applicazione che ci permetta di registrare tutte le notifiche che arriveranno sul nostro smartphone. E in questo caso ci viene in aiuto Notifier, un'applicazione molto semplice e gratuita che vi permetterà di registrare tutte le notifiche che arriveranno sul vostro smartphone. Una volta installata dovrete concedergli tutte le autorizzazioni del caso, come ad esempio quella dell'accesso alle notifiche, perché senza di quella ovviamente non funziona. Se vi compare un avviso è normale perché appunto gli state dando accesso a tutte le notifiche. Quindi ecco, convalidate il tutto e andate avanti. Dovrete poi levare ogni restrizione sul risparmio energetico, in quanto deve rimanere ovviamente sempre attiva, e abilitare l'avvio automatico perché l'app deve essere sempre pronta all'uso. Fatto ciò, cliccate sulla freccettina in alto a destra per proseguire e non cliccate su apri, mi raccomando, perché sennò vi si apriranno una marea di pubblicità che non finiscono più. E giunti a questa schermata non dovrete fare altro che selezionare le applicazioni su cui volete salvare le notifiche, in questo caso i miei due account di WhatsApp, e siamo a posto. Volendolo potete fare anche per Telegram, Instagram eccetera eccetera, perché comunque registra le notifiche di qualsiasi applicazione, quindi potete utilizzarlo anche per quelle altre app di messaggistica che funziona allo stesso modo. Se facciamo una prova, ora mi iscrivo con l'account dell'uomo misterioso. Mi andava di chiamarlo così, non fateci caso. Vedete che mi è arrivata la notifica, giusto? Ecco, ora io cancello il messaggio e sparisce sia la notifica che il messaggio sul mio WhatsApp. Ma se andiamo nell'applicazione, come per magia, troveremo il messaggio eliminato. E se ci clicchiamo sopra possiamo andare a vedere appunto nel dettaglio cosa ha scritto l'uomo misterioso. Pazzesco, vero? Bene, ora siete perfettamente istruiti su come far fare delle brutte figure ai vostri amici e parenti. E niente ragazzi, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Fatemi sapere anche voi se utilizzate già qualche metodo per sgamare chi vi manda i messaggi e poi li cancella. Io vi ringrazio ancora tutti i nuovi iscritti, insomma tutte le interazioni, tutto il supporto che mi state dando, perché veramente continuiamo a crescere adesso anche più velocemente, quindi davvero grazie mille a tutti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!